Al termine del campionato 1981-82, il Milan retrocede nuovamente in Serie B. I rossoneri del presidente Farina erano già retrocessi 2 anni prima in conseguenza delle decisioni prese a seguito dello scandalo del calcio scommesse. La retrocessione del 1982 però ebbe il clamoroso, perché imprevista, a differenza di quella del 1980 che dipendeva dalla giustizia sportiva. La squadra rossonera però è male assortita e, a parte l'exploit alla terza giornata contro il Napoli, dove un'autorete di Ferrario consente un insperato 1-0, tutto il campionato sarà di costante sofferenza. In sostanza, a partire dall'ottava giornata di campionato, il Milan stazionerà permanentemente nelle ultime 3 posizioni di classifica che, nel campionato a 16 squadre, significano retrocessione in Serie B. Si arriva così all'ultima giornata col Milan praticamente già retrocesso, sarà infatti costretto a vincere a Cesena, sperando contemporaneamente in una sconfitta del Genoa a Napoli o del Cagliari in casa contro la Fiorentina, che sta lottando per lo scudetto. E quando il destino non è completamente nelle tue mani, spesso e volentieri le cose vanno male, e così sarà per il Milan. Oltre 40 anni dopo i fatti del 16 maggio 1982, ancora si parla del clamoroso pareggio del Genoa a Napoli, con un 2-2 che determina la retrocessione rossonera, posto il pareggio per 0-0 tra Cagliari e Fiorentina che, per questo risultato, perderà uno scudetto forse meritato a vantaggio della solita Juventus. Ma come nasce il 2-2 del Genoa a Napoli e cosa c'entra il portiere del Napoli Luciano Castellini? Innanzitutto bisogna dire che il Napoli conclude il campionato al 4º posto, in una stagione sicuramente meno interessante di quella precedente, dove si era lottato per il titolo fino alla 29ª giornata. Il Napoli è sostanzialmente sazio, è qualificato per la Coppa UEFA 82-83 e non ha più motivazioni e solo una settimana prima ha compiuto quello che è stato l'ultimo sforzo di stagione, imponendo lo 0-0 sul campo della Juventus in corsa per il titolo. Napoli-Genoa in buona sostanza non conta niente per gli azzurri, ma conta solo per i genoani che si presentano al San Paolo con un certo numero di tifosi al seguito, ben sistemati in curva tra i tifosi del Napoli. Non c'è ostilità tra le due tifoserie. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti perché si concretizzi la retrocessione del Milan in Serie B che, come abbiamo ricordato, è comunque obbligato a vincere a Cesena. Alla fine dei primi tempi, come ricordato nelle radiocronache di tutto il calcio minuto per minuto, il Milan è sotto per 1-0 in quel di Cesena, mentre il Genoa è in vantaggio per 1-0 a Napoli. La classifica recita quindi Genoa 26, Cagliari 25, Milan 22, Milan in B senza se e senza ma. Nei secondi tempi però avviene l'imponderabile. Ascoltiamolo da tutto il calcio, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Ecco i campi collegati nell'ordine. Catanzaro per Catanzaro Juventus, Cagliari per Cagliari Fiorentina, Ascoli per Ascoli Bologna, Cesena per Cesena Milan, Napoli per Napoli Genoa, Genova per Sampdoria Verona. Qui è Cesena, vi ricordo ancora il risultato al termine dei primi 45 minuti, il Cesena è in vantaggio per 1-0 sul Milan, la rete è quella di Garlini al 42esimo minuto, bene questa rete ve la descrivo subito, Schachner se n'è andato con lui, 2 uomini del Milan a cercare di fermare l'austriaco, ma molto lesto il centravanti ha visto libero Garlini che ha raccolto l'invito e ha battuto Piotti, in quel momento Maldera deve aver toccato il pallone con le mani, ma il gol è stato attribuito giustamente, io penso a Garlini, comunque vedremo questa sera alla Moviola come esattamente si sono svolti i fatti. Vi voglio anche dire che il Milan ha disputato un primo tempo contratto con i pensieri che lo perseguitano e quindi forse anche per tale situazione psicologica non ha approfittato delle occasioni da rete che sono capitate a suo vantaggio, ricordiamo per esempio al 25esimo Antonelli era da solo, anzi solissimo, davanti a Recchi ad un paio di metri, ha raccolto un pallone dalla destra, ha calciato immediatamente come si dice in bocca all'estremo che si è trovato così il pallone facilmente fra le braccia, poi un'azione, la più bella forse del Milan, novellino a Jordan al volo, ma al volo anche il portiere del Cesena e gli applausi sono stati scroscianti perché veramente l'estremo difensore cesenate ha fatto una cosa magnifica, il Cesena sgombro di preoccupazioni, sta giocando una partita pulita e piacevole, corre all'attacco, mette qualche volta per non dire spesso in agitazione la difesa del Milan e bada anche a difendersi con logica, e qui c'è il sole, la fiorita, la tifoseria distribuita massimamente nelle due curve, alla nord i milanisti e quella sud i romagnoli, pullman da Milano e treni con abbondanza di tifosi, qui record assoluto di incasso e record assoluto di pubblico, si parla di 2-3 mila persone al di fuori dello stadio, vi ricordo ancora che arbitra Bergamo, vi ricordo anche la situazione mentre sta per dare inizio lo stesso Bergamo alla seconda parte di questo incontro, Cesena 1, Milan 0, la rete quella di Garlini, il tempo il 42esimo, linea e microfono
a Napoli. Eccomi qua, ricordo il risultato del primo tempo qui a Napoli, che vede il Genoa in vantaggio per una rete di Briaschi al terzo minuto. È un incontro non discreto, ma non troppo, direi. Un Genoa molto attento che si gioca in questi 90 minuti, praticamente di fine campionato, la permanenza in Serie A. Un Napoli piuttosto impreciso, sfilacciato qualche volta nelle conclusioni. Parte il Genoa di scatto, tiene un affondo di Achini, poi al terzo su calcio d'angolo Achini stesso passa a Briaschi, che mette in rete di testa. Castellini para, ma parava già dentro, c'era il sole di fronte, probabilmente non gli ha dato una mano. Qualche altra nota di cronaca, ricordiamo Musella ostacolato in aria, ma l'arbitro, il signore Giulini di Bassano del Grappa, era molto vicino, non ha dato nulla. Gran tiro di Pellegrini all'11esimo, una girata a terra di Musella al 20esimo. Il Genoa ancora con un'incursione di Briaschi molto attivo e molto dialogante con Achini in questo primo tempo, e poi ancora due volte Pellegrini, ma non riesce, cioè tira, ma tira piuttosto lontano. C'è molta folla, c'è molto sole, 60.000 gli spettatori, 2.000 almeno i genoani venuti sin qui per incoraggiare la propria squadra, che si sta comportando molto bene, con molta attenzione. I calci d'angolo sono 6-3 per il Napoli, sta arbitrando il signore Agnolin di Bassano del Grappa, di fronte a 60.000 spettatori, l'ho già detto, sotto una bellissima giornata di sole, ma fa anche molto caldo. A Napoli quindi primo tempo, Genoa 1, Napoli 0. Cesena con il Cesena ancora in avanti, vi do la situazione: Cesena 1, Milan 0, il primo portiere impegnato una cosa giusta, dall'altra parte è stato Recchi con Maldera, ma è stato un calcio di scarsa importanza. E Recchi di Cesena ancora in avanti con il numero 9, l'austriaco Schachner, che sta facendo un'ottima partita, la palla però è uscita e in questo momento il pericolo per il Milan è sfumato, se n'è andato per fortuna del Milan. Dicevo che Maldera è oggi in condizioni che vuol cercare assolutamente la rete, ma non ce l'ha fatta, anche perché l'estremo difensore del Cesena, che è Recchi, è in giornata felice, insomma non ha problemi. C'è stato poi un cambio nel Cesena, è uscito mezzo piccante, è entrato Storgato, leggero infortunio a Evani, ma è rimasto in campo. Milan comunque deciso di stabilire per intanto la situazione, spinge in avanti quanto può Jordan a Novellino, entrambi hanno cercato la fondo poco fa, ma la difesa del Cesena ha fatto buona guardia. Maldera, ve lo dicevo, si sta impegnando moltissimo, palleggia in aria ma non trova soluzione, c'è anche stato un calcio dalla bandierina per il Milan che è sfociato in niente, poi bellissima girata al volo di Battistini che ha sfiorato la traversa. Intanto nella curva Ferrovia c'è stato un po' di fermento, ma adesso per fortuna tutto è calmo. Intanto l'allenatore del Milan dalla panchina si sta sbracciando nel tentativo di spingere sempre più sotto la porta del Cesena i suoi. Il tempo è esattamente il 12esimo della ripresa, la situazione è questa: Cesena 1, Milan 0, la rete al 42esimo Garlini. Qui è Cesena, voi Napoli. Qui è Napoli, siamo all'ottavo e sempre Genoa in vantaggio per 1-0 rispetto al precedente collegamento. Dobbiamo dire che il calcio inizio del Napoli è iniziato appunto con una sostituzione. Benedetti è uscito dal campo, è entrato al suo posto Maniero, uno dei giovani. In questo momento c'è una respinta del portiere del Genoa, il Napoli sta attaccando, c'è un colpo di testa e la palla va sul fondo. Il posto di Benedetti è stato preso da Maniero, il numero 14 del Napoli, e devo dire a questo punto che la panchina del Napoli comprende Ceriello, Amodio, Maniero, Puzzoni, Iacobelli, cioè sono 5 persone che praticamente non fanno 100 anni in 5, beati loro. Rispetto a c'è stato nel primissimo minuto un tiro bomba di Kroll che è andato di poco a destra della porta di Martina, ma poi il Genoa ha subito risposto con Russo, un gran tiro da lontano che ha superato la traversa, e ancora poi Manfrin che impegna Castellini che si accartoccia a terra. Marino successivamente del Napoli 2 minuti fa non è riuscito ad istigarsi un'azione che poteva anche essere felice per lui. La partita comunque non continua ad essere bella, come dicevo prima. Il Genoa naturalmente sta benissimo con questo risultato, che è 1-0 appunto in sua favore, rete di Briaschi al terzo del primo tempo di Genova. Ecco un colpo di testa da parte però di numero 11 Bivi, c'è un fallo commesso ai sedani e un calcio di punizione concesso dall'arbitro Pieri in favore della formazione del Catanzaro. Scusa Mary, qui è Napoli 11esimo, il Napoli ha pareggiato con Criscimani, gran tiro da fuori aria, a te la linea. Sì, perfetto, qui è il 21esimo minuto del secondo tempo, come sono venuto sul flash su Roberto Bortoluzzi, chiedo anzi scusa, ma dovevo segnalare il gol, il secondo gol del Cesena che è stato firmato da Piraccini. C'è stato un contropiede appunto a Cesenate, Schachner ha avuto il pallone, lo ha preso velocemente, l'ha passato a Garlini. Garlini è stato molto bravo, ha spiazzato la difesa, ha toccato per Piraccini che ha sparato in porta e ha così raddoppiato in questo momento il Milan in attacco e gol. Gol, il Milan in questo momento ha segnato un punto, un gol, quindi siamo sul 2-1, il sembra sia Franco Baresi, però adesso vediamo conferma se è Baresi l'autore del punto. Comunque vai pure intanto, collega. Sì, sono Giacoia, prendo la linea naturalmente. Direi il Napoli è andato in vantaggio con Musella, il numero 7, siamo intanto giunti al 17esimo, c'è stata un'azione improvvisa, una specie di contropiede direi a questo punto, perché il Genoa era dall'altra parte e il Napoli è andato in vantaggio.
Ricordiamo che la rete del pareggio del Napoli è stata segnata all'undicesimo con Criscimani, che era stato smarcato di tacco molto bello da parte di Pellegrini. Precedentemente il Napoli fraseggiava a centrocampo, il pubblico era anche piuttosto spazientito, e poi c'è stata questa azione improvvisa che lo portava al pareggio. Poco fa Musella l'ha portato addirittura in vantaggio. Siamo quindi giunti al 18esimo, Napoli 2, Genova 1, a voi. Pericolosa per la formazione del Catanzaro, e Brio che ha mancato di precisione nel colpo di testa su un preciso cross, ha colpito il pallone che è andato a rimbalzare sull'esterno della rete. Sulla rimessa in gioco cerca di ripartire il Catanzaro, l'azione prende piede. Attenzione, attenzione, Cesena, il Milan è pervenuto al pareggio, gol di Romano. Siamo quindi a 2-2 fra Cesena e Milan, quando siamo esattamente al 22esimo. Vai Enrico. Benissimo, grazie Verardo. Ecco uno scatto di Folino che riceve da Fanna, un cross sotto la porta, colpo di testa di difensore. Di rigore, ricordiamo, concesso all'arbitro Di Pieri per fallo di mano commesso dai giocatori del Catanzaro. Forse l'ultimo è stato commesso da Santarini sul tiro finale di Fanna, che si era trovato in condizioni. Parte il tiro, rete sulla destra del portiere Zaninelli, si è insaccato il calcio di rigore, un raso terra non molto forte ma tirato con estrema precisione da parte di Bredi. Sono passati 30 secondi dall'inizio, 30 minuti dall'inizio del secondo tempo, ora la Juventus per il momento è campione. Qui Napoli siamo al 32esimo, leggero ritardo, in questo momento c'è un'azione del Napoli e riesce il portiere del Genoa Martina a salvare la sua porta. Siamo al 32esimo, il Napoli in vantaggio per 2-1, la seconda rete, rete che ha portato in vantaggio il Napoli, è stata segnata da Musella, che aveva raccolto dopo che Pellegrini aveva tirato su Martina, la respinta appunto di Martina. Il Genoa sta attaccando dopo questa rete che l'ha portato in svantaggio, ma lo fa con una certa confusione, evidentemente c'è anche nervosismo, e l'altra parte il sole che attenzione, picchia da parecchio. Attenzione, Milan in vantaggio. 2, la rete è di Antonelli esattamente quando mancano 8 minuti al termine. Antonelli ha portato in vantaggio il Milan, quindi Cesena 2, Milan 3, rete di Antonelli a te Napoli mi pare. Bene, sì, Napoli riprende la linea, vedo che le emozioni non mancano evidentemente in questo gran finale del campionato, sia per quanto riguarda la testa che la coda. Il Genoa sta ancora attaccando, ripeto, lo fa con una certa confusione, ma c'è secondo me anche un po' di nervosismo, evidentemente il tempo scorre e ci si rende conto che i pericoli aumentano. Il Napoli ha comunque cambiato un altro uomo, è entrato Giacobelli al posto di Guidetti. Il Genoa in questo momento all'attacco, c'è un tiro del numero 11, se non sbaglio Brianschi, ma la palla passa al lato alla sinistra del portiere Castellini. Quindi siamo intanto giunti al 33esimo, Napoli 2, Genova 1, Genova. Qui è Ascoli, la situazione è quella di prima, cioè Ascoli 1, Bologna 1, tutt'altro che scoraggiato dalla piega degli eventi locali e lontani. Il Bologna non attenua il ritmo del suo impegno offensivo nel disperato tentativo di recuperare un risultato favorevole che tuttavia potrebbe nemmeno servirgli a nulla. L'Ascoli ha mancato invece da parte sua a 4 minuti dalla fine il gol della vittoria con De Ponti, servito ottimamente in area da Torrisi, dunque situazione invariata a 3 minuti quasi dalla fine, 1-1 tra Ascoli e Bologna, a te Cesena. Sì, molto bene, mi date la linea nell'attimo in cui un giocatore del Cesena è stato espulso, mi pare sia Berza, sì così è infatti. Intanto vi ricordo che il Milan è passato in vantaggio 3-2 la situazione sul Cesena, saetta da molto lontano di Antonelli al 37esimo che ha portato così in vantaggio la propria squadra, è stato un gol molto molto bello. Vi dicevo nel precedente collegamento che i rossoneri stavano raccogliendo tutte le loro energie, le loro ultime possibilità di sperare in un attacco continuo, peraltro farraginoso ma insistente, alla porta del Cesena. Cesena che conduceva, ricordiamo, per 2-0 e che adesso si vede soccombente per 3-2. Secondo rapidi calcoli il Milan a questo punto sarebbe salvo, sembrerebbe avere compiuto il miracolo. Comunque mancano ancora qui a Cesena 2 minuti al termine della partita, ma ci sarà senz'altro qualche cosa da recuperare, perché l'arbitro, che il signor Bergamo, per qualche incidente, ma incidente di campo, niente di preoccupante, ha dovuto fermare il gioco. In questo momento il giocatore del Milan che va in panchina è Romano, è zoppicante, si sta sedendo in questo attimo mentre il gioco è ripreso. Il Milan è ancora in attacco, c'è un calcio dalla bandierina per il Milan quando mancano esattamente 1 minuto e 30 secondi al termine. Cesena 2, Milan 3, linea Napoli. Sì, qui Napoli è sempre in vantaggio al 39esimo e 6 secondi sul Genova per 2-1. Il Genova rispetto al precedente collegamento ha fatto parecchi attacchi, ma la difesa del Napoli si difesa molto bene, non solo, ma il Napoli viene agevolato in qualche modo da questo dalla situazione di classifica, in quanto in questo momento sta ancora attaccando, perché
il Genoa che attacca in massa facilita così il contropiede del Napoli, un tipo di gioco che gli è estremamente congeniale. Infatti al 35esimo Musella è stato fermato a stento da Martina, che è tenuto precipitosamente su una sua incursione. Il Genoa ha cambiato al 33esimo Gorin con Faccenda, ma le faccende tutto sommato non mi sembra che continuino ad andare bene per il Genoa, che continua ad attaccare, ma c'è in questo momento una parata di Castellini che fa sempre buona guardia. Siamo intanto giunti, siamo in ritardo rispetto agli altri campi, al 40esimo, Napoli 2, Genoa 1, voi Genoa. Situazione invariata, Sampdoria 0, Verona 0, a due minuti dalla conclusione, linea allo studio. Bene, qui allo studio solo un aggiornamento in Serie B, Reggio Calabria neutro, Catania 1, Spal 1. Enrico Meri, vai a terminare. Sì, d'accordo Roberto, se sei d'accordo vorrei chiamare anche in questo finale Sandro, certo, Ciotti. Possiamo entrare, certo, in commissione? Certo, vi rimbalzerete la palla, d'accordo. D'accordo, bene così. Allora Sandro, dia pure ai tuoi tecnici di aprire i potenziometri per il tuo microfono e quindi ci scambieremo rapidamente la linea. Qui mancano da noi meno di tre minuti alla conclusione dell'incontro, è da voi. Contropiede di Selvaggi a un minuto e mezzo dalla conclusione, insegue Ferroni a recuperare in estremis, un minuto e mezzo alla conclusione, 0-0. Benissimo, allora scusa, vediamo. Scusa Mary, il Genoa è passato, ha pareggiato in questo momento col numero 14 che è Faccenda, che era entrato praticamente pochi minuti fa. C'è stata un'azione improvvisa da calcio d'angolo piuttosto confusa, lui è riuscito a mettere in rete, Castellini era ormai spiazzato, quindi il Genoa in questo momento, siamo al 40esimo e 50 secondi, ha pareggiato 2-2 qui a Napoli. Bene. Qui è Cesena, il Milan ha battuto il Cesena per 3-2, linea Napoli. Qui è Napoli, secondo il mio cronometro il tempo è già terminato, comunque le squadre sono in parità 2-2, la rete del pareggio del Genoa è stata segnata da Faccenda al 40esimo, voi Genoa. Ciotti, scusa, ma è Napoli finita 2-2. L'errore di Luciano Castellini al minuto 85 del match del San Paolo ha gettato per anni nella prostrazione intere schiere di tifosi milanisti. Al portiere azzurro si addebita il fatto di essere interista sfegatato, come infatti risulta dal suo status di vicepresidente dell'Interclub di Menaggio o dal fatto di essere stato allenatore dell'Inter per un breve periodo e allenatore dei portieri della squadra nerazzurra. Sostanzialmente però si tratta solo di malignità e di sospetti privi di ogni fondamento o prova. La verità è che quel Milan retrocesse solo ed esclusivamente per colpe proprie. Secondo tempo e speravamo fino all'ultimo secondo di che venissero coronati i nostri sforzi, invece purtroppo il pareggio ottenuto da Genova ci ha raggiunti negli spogliatoi e lei mi capisce, siamo passati dalla gioia all'amarezza, insomma, come dice lei. Voi siete usciti dal campo convinti di essere salvi? Sì, sì, perché c'era un po' di confusione e hanno raggiunto subito gli spogliatoi e la notizia ci ha raggiunti che eravamo già negli spogliatoi. Presidente, un pubblico così non meritava la Serie B, vi ha seguiti fino all'ultimo minuto anche quando eravate sotto di due gol. Il pubblico del Milan, guardi, è un pubblico generoso, è un pubblico che mi auguro capisca il nostro campionato, che capisca i giocatori, che capisca tutti noi che ci siamo dati da fare come loro ci ha sempre seguiti. Siamo in debito nei loro confronti e mi auguro che il prossimo anno ci sdebitiamo perché meritano molto di più di quello che abbiamo dato.